del film Il Postino, cosa ricorda sempre con nostalgia? Ma innanzitutto il ricordo di Massimo, perché comunque è grazie a lui che io sono qui oggi, grazie a lui perché lui mi ha dato la possibilità di fare il primo film importante. Quindi ogni volta che lo vedo ricordo la persona che ha cambiato totalmente la mia vita. Lei ritorna a Salina spesso, cosa prova ogni volta che arriva in questa isola? Da dove è cominciata la storia della sua carriera? Beh, è iniziata proprio a Salina, quando sono arrivata è iniziata. Devo dire che parte Salina, che logicamente ha i ricordi più belli perché comunque l'abbiamo girato il film lì e quindi mi ricordo le scene, il fatto di ritornare la sera in albergo e di condividere dei momenti comunque belli e indimenticabili. E poi mi ricordo la prima volta al Festival di Venezia. Sono arrivata che nessuno mi conosceva perché nessuno ancora aveva visto il film. E sono uscita fuori da quel festival, sono ritornata a casa che ero già la cuscinotta, perché comunque era piaciuta la mia interpretazione e il film era stato amatissimo. Ci sono artisti con cui ha lavorato che hanno lasciato un segno nella sua vita? Beh, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti e devo dire a ognuno di loro grazie, in particolar modo anche non solo a Troisi, ma anche a Renato Scarpa, a Philippe Noiret, a Pierce Brosnan quando ho girato 007, a tutti, a David Schwimmer quando ho fatto a Woody Allen, tutte le persone che comunque hanno condiviso, con le quali io ho condiviso, perché loro che hanno condiviso con me mi sembra un po' anche esagerato, con le quali io ho condiviso dei momenti di lavoro ma anche di vita. Lei ha girato film internazionali, qual è la differenza nei set? Beh, i soldi, il budget, anche perché un film low budget straniero è un film big budget italiano, quindi, ma al di là di questo la differenza non c'è. Logicamente quando hai più mezzi hai più tempo per correggere anche gli sbagli, no? Farne un po' di meno, quando ce n'hai un po' di meno di soldi, premi la capacità e la volontà di fare delle belle storie. Lei è moglie e mamma. Come riesce a conciliare bene lavoro e famiglia? Beh, è una cosa molto difficile perché poi comunque corri dalla mattina alla sera, però è anche una scelta. Io ho scelto di essere madre, di essere moglie, ma soprattutto di essere madre, quindi non vorrei mai poi sbagliare anche un film, perché al massimo ti prendi le critiche brutte del pubblico, però la cosa che non mi perdonerei mai è sbagliare un qualcosa con mia figlia, perché poi comunque crei dei danni che sono la vita, lei è la mia vita, quindi io non posso far meno che pensare che comunque lei è il mio futuro. Grazie per aver accettato la nostra intervista, a presto. Grazie a te.